Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Amiche di unghie, eccoci qua. Allora, sto facendo un'altra extension nails con le tip intere, queste ultime tip intere che vi ho fatto vedere ultimamente. Abbiamo fatto anche una diretta, ve la lascio qui in alto a destra, linkata, ho risposto a un po' di domande, ho cercato al meglio di farvi capire questo sistema, i vari passaggi, eccetera. E dunque, avete visto che ho preparato le tip all'interno con il sanding bands, ho spolverato semplicemente con la spazzolina e poi sono andata a mettere del primer acid free all'interno della tip. Ho preparato le unghie naturali, sto andando a togliere la polvere dalle unghie naturali e deidratando allo stesso tempo. Scusate l'inquadratura un po' strana, poi mi sono resa conto che ero fuori camera. E sto andando ad applicare il primer acid free su tutta l'unghia e poi vado a mettere un gel di base. Sto usando il semi gel base di Moda Unghie. E praticamente, cosa che mi chiedete in tantissime, le unghie naturali vanno preparate. Vedete, questa è una preparazione normale, come se io dovessi andare poi a ricostruire con la cartina, oppure fare un refill, eccetera. La preparazione dell'unghia è sempre la stessa. Allora, ho applicato appunto il gel di base e adesso vado ad attaccare queste tip con una base rubber. Qui sto utilizzando quella di B-Nail, la Putty Rubber trasparente, e sto utilizzando questo prodotto per attaccare le tip. Come vedete, vado ad attaccare questa tip nel video, nella diretta. Appunto, vi ho lasciato in alto a destra, vi ho fatto vedere molto da vicino e molto bene. È un po' lunga la diretta, ma se volete potete comunque vederla accelerata, ma andando avanti veloce. Però nella diretta ho spiegato bene bene molti passaggi che in un video potrebbe non essere così semplice da capire, perché insomma il video è più velocizzato, eccetera. Quindi io utilizzo questa torcia, questa torcetta che è una luce UV LED, ha un diodo, è una torcia. Il link dove ho acquistato la torcia sta giù nell'info box. Aprite l'info box che ci sono tante informazioni interessanti. E quindi io mi trovo bene a fare questa cosa con la torcia. La tengo in bocca e praticamente mi avvicino quando è ora di mettere la luce. Intanto mi avete detto: prova a usare la lampada, attaccala al portacellulare. Io mi trovo bene così. Io vi ringrazio, ma io mi trovo bene in questo modo, perché attaccando la lampada al portacellulare io devo muovere la mano della persona che mi sta davanti per avvicinarla alla luce. Invece in questo modo io la mano della persona la lascio ferma e mi muovo io con la luce e non rischio di spostare la tip. Per questo io mi trovo bene con questo metodo, ma nessuno vi vieta di fare come voi vi trovate più comode. Quindi qui vi ho avvicinato anche un po' l'immagine per farvi vedere la questione di quando mettere la luce, quando il gel sta camminando e mi arriva alla fine del bordo libero dell'unghia naturale. In quel momento è lì che io metto la luce e fermo il gel, perché lui si comincia ad asciugare giustamente. Quindi lui comincia a polimerizzare e non mi cammina più, si ferma esattamente in quella posizione. Qui che è successo? Ho visto che non camminava troppo il gel e quindi vuol dire che era troppo poco prodotto. Ne ho aggiunto una puntina e adesso sì, mi va bene. Vedo che lui cammina, arriva fino alla punta e nel momento in cui arriva sulla punta, alla fine dell'unghia naturale, allora è lì che metto la luce.
Allora, questa ragazza è la figlia di una mia amica, mi ha dato tante soddisfazioni perché, guardate, ha lasciato praticamente le tip lunghe della lunghezza naturale e ho solamente tolto quel puntino, insomma, che a volte rimane sulle tip, tipo uno spunzone, come dire. Poi non faccio altro che andare ad abbassare nel girocuticole lo scalino che potrebbe formare la tip, quindi la vado a fondere meglio con l'unghia naturale. Ricordiamoci che le tip sono di gel e sono attaccate con il gel, quindi gel su gel vado ad assottigliare il girocuticole come farei comunque in una normale ricostruzione. Vado poi a bufferare semplicemente con il buffer, vado ad opacizzare queste tip in modo che poi sono pronte per essere colorate. Vado a pulire la polvere, solo in questo momento utilizzo il cleaner per andare a togliere definitivamente la polvere. E poi vado con il primer acid free nel girocuticole, sempre per creare maggiore adesione al prodotto che metterò dopo. Allora, adesso qui andiamo praticamente a colorare. La struttura della mia unghia è già bella che fatta perché, come vi sto dicendo in tutti i video, queste tip hanno lo spessore e il punto di stress, lo spessore giusto di prodotto per far sì che praticamente la struttura è già completa. Quindi sono pronte per andare a essere semplicemente colorate. Qui il lavoro più grande è stato andare a colorare queste tip, perché adesso vedrete che sono praticamente tutte diverse e quindi quello che mi ha fatto perdere tempo, tra virgolette, di più in questo lavoro è stato proprio questa fase qua di colorarle, perché ad attaccarle ci ho messo niente, quindi tutto il lavoro è questo. Doppia passata di questo colore di Madame Glam Grassi Sassi si chiama, e poi con questo gel glitterato che non vi dico, non mi ricordo dove l'ho comprato nel web da qualche parte all'estero, non mi ricordo, mi ricordo solo che veniva dall'estero, ma non ricordo proprio dove l'ho comprato, non è di AliExpress, ma insomma è un gel glitterato comune, insomma ce ne sono tantissimi in giro. Vado a fare questa specie di riga obliqua, ma poi ci ritorno su quei pollici perché erano troppo semplici. Adesso praticamente vado avanti e vi faccio vedere tutte le unghie, tutte decorate diversamente. Qui faccio uno sfumato leggero, faccio la doppia passata, sfumo con il pennello spelacchiato. La tip è trasparente, quindi mi lascia questa trasparenza sulla punta. Mando in lampada e faccio la seconda passata e faccio la stessa cosa che ho fatto prima, insomma, metto il prodotto e tiro con il pennello spelacchiato. Quando mi vedete pulire nel bordo, nel girocuticole o nei valli, è un pennello bagnato di acetone, così mi aiuta a pulire nel caso in cui sono andata fuori. Se mi basta, se riesco a pulirlo con la mia unghia bene, se non riesco a pulirlo vado con il pennello bagnato in acetone, acetone puro. Adesso faccio questo sfumato sempre con questo gel glitterato che mi serve come base appiccicosa. Dicevo, mi serve come base appiccicosa per andare poi ad attaccare dei glitterozzi liberi, cioè proprio in polvere. E quindi l'ho utilizzato come base, come sfondo per poi andare ad attaccare tutti questi glitterozzi di varie forme e misure. Forme no, diciamo che sono tondi, però di varie misure. Insomma, ero in brodo di giuggiole mentre facevo questa cosa perché veramente, cioè, uno le ha lasciate lunghissime, è bellissimo, e due tutte piene di glitter, cioè, quindi per me è proprio stata una cosa pazzesca fare questo, fare questo lavoro. Cioè, avevo gli occhi a cuoricino tutto il tempo.
Va bene, poi nel mignolo e nell'anulare dell'altra mano, vedete, faccio la doppia passata, mi sembra, sempre di questo glitter che comunque è a base trasparente, non è coprente, quindi vedete, se avessi voluto utilizzarlo in un altro modo avrei anche potuto mettere il verde sotto e coprirlo poi con questi glitter, ma non l'ho fatto perché poi qui andavo comunque a riempire l'unghia, sia questa che poi quella dell'altra mano, andavo a riempirla con tutti questi glitter, ragazzi, cioè è stato sembro scema mentre dico sta cosa, ma è stato bellissimo, veramente è stato proprio bello. Mi immagino che bello portarle queste unghie, anche lei è stata molto molto contenta di avere queste unghie così tutte brillanti. E quindi va bene, faccio questo, cerco di appiattirle il più possibile, anche perché non, avendo la struttura già fatta, non sto facendo questo lavoro in struttura, ma sto andando sopra la struttura, quindi devo andare abbastanza sottile perché la struttura, ecco, guardate qua, qui vi avvicino. No, vabbè, bellissimo, è bellissimo. E quindi sto cercando di andare abbastanza sottile. Vado ad appiattire il più possibile questi glitter perché poi praticamente vado a mettere il sigillante. Non vado a mettere un gel costruttore trasparente sopra, non vado ad incapsulare e poi a limare. Vado direttamente a chiudere in questo modo. E quindi cerco di tenermi il più sottile possibile, appunto, e il più piatto possibile, perché poi andando direttamente a sigillare, se ci sono dei glitter che rimangono sollevati, magari storti, no? Quelli poi si sentono al tatto e danno fastidio. Quindi va bene, fatto questo lavoretto qua, passo ad un'altra unghia. Il medio, diciamo che come colorazione è quello più normale perché è semplicemente un monocolore, doppia passata di questo verde, quindi è semplicemente un doppio colore, ma dopo lo andiamo a riempire di Swarovski. Quindi, cioè, semplice tra virgolette, semplice nella stesura del prodotto, però faccio semplicemente due passate, faccio due passate di colore e poi vado. Passo alle ultime due unghie che mi rimangono e quindi andrò a fare l'indice e il mignolo con una riga obliqua, in poche parole, una di colore e una di glitter. Qui appunto mi vedete prendere il pennello bagnato di acetone e vado a pulire dove sono andata a sporcare. Come vi dicevo prima, ho ripreso in mano il pollice perché poi mi sono resa conto che dovevamo mettere due glitterozzi pure sul pollice, cioè era troppo semplice, era troppo spento come glitter, quindi siamo andati a riempire anche la punta dei due pollici. Qui faccio una doppia passata di questo trasparente, ma poi dopo mi sono resa conto che avrei potuto farlo direttamente subito. Pieno da subito, insomma, in poche parole, quindi lo metto così obliquo e vado poi a metterci sopra appunto questa polvere piena di glitterozzi e vado a fare un disegno così semplice, insomma, poco articolato. Mando in lampada e poi faccio la doppia passata con il verde. La prima passata con il verde ero totalmente fuori camera, quindi vi ho ripreso, cioè ho lasciato appunto, vi ho messo questa clip, vi ho messo la clip solo della seconda passata, ma insomma, ecco, insomma, una cosa molto molto semplice. Sto andando a colorare e poi mando in lampada. Dopodiché comincio a sigillare quelle unghie sulle quali non devo andare più a lavorare, e cioè il pollice, l'anulare e il mignolo, e dell'altra mano è l'indice. Vabbè, mo mi sto. È inutile che ve lo dico a parole, tanto lo vedete nelle immagini. Quindi, dopodiché comincio a chiudere con il sigillante quelle unghie che sono per me finite. Faccio con il sigillante questa volta due passate, faccio proprio due passate, mando in lampada la prima passata e poi faccio direttamente la seconda. Il sigillante che non, che il sigillante che sto usando è senza dispersione.
Quindi per evitare che si polimerizzi completamente e che la superficie poi sia completamente liscia, lo mando in lampada. Allora lui dice che deve stare 60 secondi in lampada. Allora io l'ho mandato in lampada solo 30 secondi e poi ho fatto la seconda passata, un po' più abbondante, in modo che appunto mi coprisse bene tutti questi glitterozzi e non si sentissero sotto al tatto, insomma, passandoci il dito sopra. Faccio girare la mano in modo che si livella il sigillante e poi mando in lampada. E questo ho fatto con tutte le unghie che erano terminate. Qui utilizzo il gel colla nel tubetto, questo è di Rosalind in particolare, ma i gel colla, ragazzi, sono tutti uguali, cioè non state a guardare la marca perché il gel colla, a quanto ho capito, sono tutti uguali, quindi insomma non è detto che debba essere per forza questo di Rosalind. Vado a mettere una buona quantità di prodotto. E poi diciamo che me lo comincio a sfumare con il pennello, questo è proprio un pennellino, me lo comincio a sfumare e poi comincio a mettere tutti questi sbrillocconi. E, qui ci siamo date proprio alla pazza gioia. Ho mandato avanti velocemente perché insomma questa parte di applicazione dei Swarovski fa perdere effettivamente abbastanza tempo e quindi anche insomma da guardare, dopo un po' uno si stufa, insomma, va bene. Ho mandato avanti una cosa semplicissima e lo vedete dalle immagini e poi ho direttamente dato un flash di luce con la mia torcia per far asciugare il gel colla e poi ho messo il sigillante. Ho chiuso il sigillante, non lo metto mai il sigillante sopra ai Swarovski perché il sigillante sopra ai Swarovski gli toglie le sfaccettature ai cristalli e poi non brillano più, non fanno più quei giochi di colore. Quindi con il sigillante dovete andare intorno. Però se avete una buona gel colla o anche un gel costruttore può andare bene. Se i brillantini sono ben incastonati, che sono affondati nel prodotto, state certe che non si tolgono. Quindi qui avete visto, ho dato un attimo un flash di luce con la torcia per bloccare, appunto, perché poi giustamente loro, cioè il gel comincia un po' a muoversi, quindi si può spostare tutta l'impalcatura qui che abbiamo fatto. Quindi ho dato un attimo una botta di luce e poi direttamente con il sigillante e poi la mando in lampada grande, giustamente a finire il giro completo. Nelle altre unghie, quelle verticali, ho messo semplicemente dei brillantini più piccolini. E questo è il risultato finale. Come detto, ero in un brodo di giuggiole, mi sono piaciute tantissimo queste unghie. Lei sarà una delle mie modelle perché mi lascerà fare quello che voglio e soprattutto lascerà le unghie lunghissime. Spero che anche a voi sia piaciuto questo video. Vi mando un bacio grande grande. Iscriviti al canale se sei qui per caso, regalami un like se ti è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!